Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video, alquanto breve, solo per darvi ragazzi l'ufficialità. La Coppa Italia per le prossime tre edizioni sarà trasmessa solo ed esclusivamente su Mediaset, sui canali Mediaset. Bye bye mamma Rai, bye bye. Mediaset ha letteralmente battuto la concorrenza della Rai, della quale era padrone ormai, chissà da quanti anni, quanti 30, 40 anni che la Rai trasmette la Coppa Italia. Questa è la prima volta, ragazzi, che verrà trasmessa su Mediaset. Sulla falsariga, ragazzi, se potete ben ricordare, dei mondiali del 2018, no? Perché, come sapete bene, i mondiali sono sempre stati trasmessi dalla Rai, ma nel 2018 Mediaset clamorosamente ha messo a segno il colpo mondiali russi, e quindi la Rai per protesta, mi ricordo, mandò la partita Juventus-Torino di Coppa Italia senza commento, se ben vi ricordate, no? Partita poi finita, se non vado errato, 2-0 a favore della Juventus, segnò Douglas Costa nel primo tempo e poi raddoppiò Mandzukic. E questo è un po' sulla falsariga di quello. Quindi, per le prossime tre edizioni, per le prossime tre stagioni, la Coppa Italia sarà trasmessa sui canali Mediaset. E ci sarà anche il debutto sui canali Mediaset, ragazzi, della Supercoppa italiana. Quindi, anche la Supercoppa italiana affidata ai canali Mediaset. Anche lì battuta la concorrenza della Rai. Supercoppa italiana che vedrà di fronte Juventus ed Inter che si affronteranno in Arabia Saudita a gennaio, mi sembra, giusto? A gennaio, poi qualcuno mi correggerà. Quindi ragazzi, che batosta che ha preso mamma Rai, ragazzi, che batosta. Praticamente gli sono rimaste solamente i partiti da nazionale la Rai. Per adesso, sempre se Mediaset in futuro non gli toglierà anche quelle. Ragazzi. E chi lo sa? Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus. Mamma mia, ragazzi, svolta radicale proprio.